Il nuovo codice della crisi ha sostituito la parola fallimento con liquidazione giudiziale. A parte la terminologia, ci sono delle differenze significative? Allora, il nuovo codice della crisi ha cancellato appunto la parola fallimento. Diciamo che è una questione di termini, perché di fatto la procedura rimane più o meno sempre la stessa, liquidazione giudiziale e fallimento. Ovviamente la parola fallimento conteneva un giudizio anche morale nei confronti dell'imprenditore, che con la parola liquidazione giudiziale viene assolutamente cancellato. Ma la vera novità del codice della crisi è che la liquidazione, che sia questa essa giudiziale o che sia essa controllata, riguarda tutti i soggetti, riguarda sia gli imprenditori sopra soglia che prima erano soggetti al fallimento e che adesso sono soggetti alla liquidazione giudiziale, ma riguarda anche gli imprenditori sotto soglia e quindi quelli che fino al 15 di luglio dell'anno scorso, del 2022, non potevano essere dichiarati falliti perché erano piccoli imprenditori oppure i liberi professionisti oppure gli imprenditori agricoli oppure anche i semplici consumatori. Dal 15 luglio 2022 questi soggetti possono essere chiamati a una procedura concorsuale che si chiama liquidazione controllata dai loro creditori, mentre prima, quando era in vigore la legge 3, erano soltanto i debitori stessi a poter richiedere la liquidazione del patrimonio. Oggi invece anche i creditori, quindi anche una semplice finanziaria, per caso che sia una persona fisica, può chiedere la liquidazione controllata del debitore. Ora è un cambiamento epocale questo, perché prima erano soltanto chiamati a rispondere all'interno di procedure concorsuali soltanto gli imprenditori che erano sopra soglia. Ora sono, come ho detto prima, tutti i debitori.